Documento 1, lettera della Questura di Bologna alla stazione Carabinieri Arcoveggio. Questura di Bologna 2-1-1951. Oggetto: Bolzani Clotilde di Luigi e Pavani Maria, nata Iolanda di Savoia Ferrara il 5-3-1921, residente a Bologna, via Nicolò dell'Arca numero 40, riservata, raccomandata. Pregasi fornire con cortese urgenza dettagliate informazioni, specie in linea politica, sul conto della nominata in oggetto. Qualora la medesima sia ritenuta elemento da sottoporre a particolare vigilanza, si prega di restituire riempito in ogni sua parte l'allegato formulario per l'iscrizione nel casellario politico centrale. Firmato il questore. Documento 2. Lettera dei carabinieri della stazione Arcoveggio alla questura di Bologna. Bologna 15-1-1951. Oggetto: Bolzoni Clotilde di Luigi Pavani Maria Iolanda eccetera, residente Nicolò dell'Arca. Alla questura di Bologna. Si restituisce l'unito formulario di iscrizione nel casellario provinciale centrale, significando che la persona segnata all'oggetto è iscritta al Partito Comunista Italiano, ma non consta sia elemento fazioso e violento, né che svolga attività tra le file di detto partito. La medesima è impiegata presso la Camera del Lavoro di Bologna in qualità di dattilografa, non è da ritenersi pericolosa per l'attuale ordinamento democratico dello Stato e per l'ordine pubblico. Non ritenendo opportuna la sua iscrizione nel casellario politico centrale, si restituisce il formulario. Firmato il maresciallo maggiore comandante Beniamino Gallieri. Documento numero 3. Lettera della Questura di Bologna alla stazione Carabinieri Arcoveggio 23-1-51. Oggetto: Bolzoni Clotilde di Luigi Pavani eccetera eccetera Nicolò dell'Arca. Riservata, raccomandata, urgente. Si ritrasmette il noto formulario concernente la proposta di iscrizione nel casellario politico centrale della nominata in oggetto, con preghiera di riempirlo in ogni sua parte, significando che la Bolzani in questi atti risulta violenta attivista e fervente propagandista del Partito Comunista Italiano e dell'UDI, particolarmente distintasi nella raccolta delle firme contro il patto atlantico e nella vendita di giornali comunisti. La pratica ha carattere di urgenza perché sollecitata dal superiore ministero. Firmato il questore. Come è andata a finire ce lo racconto. Il ministero dell'interno, come è finita così?